3 marzo del 2019. Ci riproviamo dopo aver fatto un brutto video con l'Atletico Madrid, perché non è andata proprio benissimo, devo dire la verità. Però era piaciuta la tipologia. Ci riproviamo. Se questa volta va bene, vediamo se fare anche il ritorno con l'Atletico. Ecco qui la mia giornata prima del big match di stasera contro il Napoli al San Paolo. Una buona colazione mentre riguardo il film di Dragon Ball e mentre mia mamma sta facendo il brodo. Queste sono le cose che mi piacciono tanto della domenica, tanto. E poi stasera c'è anche Napoli-Juve, quindi meglio di così. Io vorrei fare cambio vita con te per un giorno. Un giorno solo, è possibile? Dai, domani ci vai a lavorare, io sto a casa a prendere il sole come stai facendo te e a giocare con la pedana. Nel video sarò metà con la barba e metà bambino, perché ho appena deciso di farmela. Tutte le volte che mi faccio la barba me ne pento immediatamente, perché torno indietro di 28 anni, tipo, e ne ho 26. Ecco, mi sono anche tagliato, quindi morirò dissanguato. Non potrò montare questo video, non potrò vedere Juve Napoli e nemmeno Juventus Atletico Madrid, sperando nella rimonta. Tutto questo perché mi sono fatto la barba. Condoglianze, Luca, condoglianze. Non è ancora ufficiale, ovviamente, perché sono, come potete vedere, le 13:51. Tra l'altro state vedendo anche i miei download e questo non mi piace. Però sì, la probabile formazione dovrebbe essere questa. Szczęsny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alexandro, Emre Can, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo. 4-3-3, il tridente. Quello che mi piace di più in realtà, e Dybala in panchina con Emre Can al posto di Bentancur, che potrebbe fare il regista, quindi Pjanic un po' più avanti potrebbe essere una soluzione interessante. Vedremo se sarà davvero questa, anche perché tra poco dobbiamo assolutamente provare a ribaltarla contro l'Atletico. Mamma mia, non riesco a non pensarci. Ok, questa è una bella partita, ma la mia testa è già là. Andiamo via. Manca poco, inizia. Ok, sono un po' che teso, anche se non è una partita così importante a livello di campionato, però sì, sono un po' teso. È da stamattina che sto organizzando un video stile quello dell'andata con l'Atletico, no? Non ha portato tanto bene, se va male anche questa sera lo abolisco, giuro, non proporrò mai più una cosa del genere. Se invece va bene, ci pensiamo anche per il ritorno con l'Atletico Madrid. Anche in chiave fantacalcio stasera devo tifare tantissimo Juve, perché per vincere mi serve assolutamente un gol o di Ronaldo o di Chiellini o un rigore parato da Szczęsny. Questi sono i tre giocatori che ho stasera: Ronaldo, Chiellini e Szczęsny. Segnateveli, perché sono le 18:41 e vi dico in anteprima che questi tre saranno i peggiori in campo della Juve e ho Bernardeschi in tribuna. Sì. No. A parte che c'è, fondamentalmente, anche se non c'è contratto, è quello del Milan Sassuolo. Cioè, c'è l'intenzione. Che piani ci fa gol da lì, proprio matematico. Adesso piani ci fa gol da lì. Ce l'hai contro, però da lì fa gol Pjanic, è inutile. Mi ha capito che non le può tirare 7. E tanto quest'anno non va. Però quando mi è venuto in mente che ce l'avevo contro, poteva solo far gol. No, grande, eccolo, Emre Can. Criticato per sempre. E poi bolla lui. Si vede davvero davanti, è forte, per il resto non si sa. C'è contro il Mercedes. Davvero, c'è contro il Mercedes. Ma non è vero. Tutto. È rosso. È rosso, sì. Bastardo, mi prendo un gol di Szczęsny. Dio buono, gol di Szczęsny.
Gol di Chesney mi dà fastidio più che altro, e l'assist di Insigne anche. Vabbè, anche Giorgio che fa la cappella, cioè Giorgio e Chesney fanno. Ma dai. Eh no, la prende. Bisogna vedere. No, primo petto. Primo petto. Se dà la maglia sembra primo petto. Primo petto. Primo petto. Ma come? Ero convintissimo prendesse prima il petto. Prima prende il petto. Vabbè, se prende prima il petto non è rigore. L'ha toccata? L'ha toccata, dimmi che l'ha toccata. Cioè, ce l'ho io. Va bene. Una partita un po' così, non si capisce. Due partite in una. È un po' come dire l'andata e il ritorno, no? Il primo tempo, ok, l'espulsione di Meret ci ha semplificato tantissimo la vita, ma anche prima dell'espulsione in realtà avevo visto un atteggiamento della Juve neanche così brutto, con voler andare a prendere il Napoli e depressarlo alto, voler provare a fare la partita di questo tipo. Poi vabbè, ovviamente giocare uno in più è sempre qualcosa in più. La prima punizione che che non tira Cristiano Ronaldo entra in porta, contento per il primo gol di Pjanic in stagione, mancava il gol di Pjanic, e Emre Can che non si capisce bene se sia carne, se sia pesce, non lo so, non ho idea, e però riesce a sbloccare la partita, anche se non so se verrà attribuito proprio il gol a Emre Can o la deviazione, mi pare, di Isai, decisiva, Malquit da pelle d'oca su quel retropassaggio là, che veramente, mamma mia, però ha sovrastrato Alexandro, non ho più idea di che calciatore sia, dove sia finito il vero Alexandro, non lo so, però va bene, speriamo che torni prima o poi, perché questo non può essere quello vero. Tante discussioni, ma quelle ci saranno sempre, perché una partita così nervosa, con così tanti episodi, sicuramente chiama l'attenzione di tante persone. Non ne ho mai parlato, non lo farò neanche stasera, il regolamento mi sembra logico, mi sembra chiaro, limpido, basterebbe un attimo andarselo a leggere, piccola polemica mia. Nota polemica che voglio inserire qua. In realtà il primo tempo di stasera è il primo tempo che vorrei vedere con l'Atletico, con la squadra che prova a prendere in mano la partita, e poi sì, se arriva l'espulsione, se arriva uno, se arrivano due gol, ancora meglio, perché è quello che ci serve per tirare sulla testa fuori dalla sabbia, perché se non moriamo male, che cosa c'ho in fronte? Più che altro il secondo tempo bisogna cercare di evitarlo, ok? L'espulsione di Pjanic, ci sta, Pjanic ha preso la palla con la mano, si è già munito, c'è neanche da dire niente, vai fuori, vai a fare la doccia. E poi se insegnano un becco al palo sul rigore, il Napoli pareggia meritatamente, perché il secondo tempo l'ha giocata tutto lui, cosa devi dire? Il problema è che non siamo mai arrivati primi sul pallone, il problema è che Mario Mandzukic questa sera è da un qualche partita a questa parte non è più un giocatore di calcio, è stanco, magari anche il mondiale di quest'estate ha influito, bisognerebbe farlo riposare un po', e che Cristiano Ronaldo è sempre troppo da solo. La qualità di Dybala in quella decina di minuti finali un attimino ti ha aiutato a tirarti fuori dai guai, e per un attimo non faceva espellere anche Koulibaly. La vinci, ok, ma non va bene neanche adesso, perché è evidente in questo preciso momento della stagione che qualcosa hanno spogliatoio si è rotto. L'atteggiamento di Cristiano Ronaldo è veramente palese, questa sera ci ha fatto vedere che in questo momento non si trova bene alla Juve, lo dico a malincuore, mi fa male il cuore dire una cosa così. Abbiamo una decina di giorni per preparare la partita più difficile dell'anno e sperare di giocare come nel primo tempo, anche il secondo. E ora vado a editare questo video, perché così ve lo porto già domani.